Vai filo, prova! È buono! Va a vomitare! Salve! Oggi io e Filo, il braccio più tamarro di tutta la Romagna, proveremo i... Sai che buono! E sono alle verdure, gamberetti, manzo e pollo. Ma Filo, essendo un vero romagnolo, romagnolo doc, va a piade salsiccia e non si vuole contaminare con questa roba orientale, quindi la challenge la farò soltanto io e vedrò se alla fine ne uscirò vincitore o vivo. Quindi andiamo a preparare i sei che buono. Iniziamo con quello delle verdure, non per preferenza, ma perché era la mia sinistra. E del verde speranza. Mai provati in vita mia, quindi sì, no? Speriamo che siano buoni e vediamo quale sarà il migliore. Qui dice di aprire il coperchio, metà, già ho aperto male, ho aperto tre quarti. C'è la bustina che va messa dentro. Ve ne farò vedere soltanto uno, perché dopo gli altri sono tutti uguali. Quindi il contenuto della bustina va versato dentro il Saikebon. Speriamo che, come dica il nome, sia buono. E quindi dice di versare acqua bollente, che Filo ha già preparato, e di metterla fino alla riga. Di metterla all'interno, c'è una riga, quindi la mettiamo fino alla riga e lasciamo agire per 3 minuti. Come suggerito dal buon Filo, visto che l'acqua bollente c'è, li prepariamo tutti e 4. Quindi, con le verdure abbiamo già aperto. È questo qui che è diverso dagli altri, non so perché, solo per il coperchio. Perché per il resto è uguale. Non è invitante come profumo. E adesso il buon Filo ci porta l'acqua bollente. Grazie Filo. Prego. Adesso lasciamola agire per 3 minuti, richiudendola. Sono proprio curioso di assaggiare questi Saikebon. Ho sempre avuto questa cosa, di provarli, ma non ho mai avuto il coraggio. Quindi, spinto dal braccio più tamaro di tutta la Romagna, li abbiamo presi, ma alla fine lui ha abbandonato la challenge, quindi, come dicevo prima, farò da solo. Quindi apriamo tutto il coperchio. Devo dire che all'occhio non è tanto invitante. Dice che vanno mescolati delicatamente e quindi noi delicatamente li mescoleremo. Non ho le bacchette, quindi purtroppo userò la forchetta, ma l'effetto sarà quello, anche perché sembrano molto degli spaghetti. Alexa, stop timer! Non è stato impostato nessun timer. Quindi andiamo al primo assaggio con le verdure. Ah, vi faccio vedere come si presenta dentro. Proviamo, in bocca al lupo. Filo, vieni qua. Dopo aver mangiato la piadina lo voglio qua, prendi la sedia e vieni qua. Ancora non vi dico come sono, eh? Più
filo. Devo dire anche questo qui non mi dispiace. Non è male. Posso provare? Vai. Oh, allora, se domani non sono ancora vivo, quando avrò pubblicato questo video, rest in peace, ok? Vai filo, prova. È buono. Mi prendi in giro? No. È piccantino, ha il suo perché. Sa di verdura, sembra un tagliolino. Quindi d'orientale per me è solo il nome. Proviamo quello con i gamberetti. L'aspetto è sempre di un tagliolino. Devo dire che non è male neanche questo. Sono piacevolmente stupito. Strano. Preferisco quello con le verdure. Però è buono. So che ne riesci a dire che è buono una cosa del genere, però non è male. Proviamo quello con il mango. Lo mescoliamo sempre delicatamente. Sì, come gli altri, l'odore rispecchia quello che c'è scritto. Quello alle verdure era le verdure, quello ai gamberetti sapeva come odore ai gamberetti, questo sa di manco, di carne. L'aspetto è un po' più meno rosso. E andiamo all'assaggio. Non ricorda tanto il mando, però non è male neanche questo. Devo dire che anche questo mi ha lasciato piacevolmente stupito. E finora si colloca al primo posto. E adesso proviamo questo. E ho capito che non devo buttarvi al coperchio. Lo mescoliamo sempre con cura e vi spiego il perché. Perché si deve chiudere. E l'acqua in eccesso va tolta. Quindi, al contrario degli altri, questo si mangia asciutto. Qui dice che è secco e buono. È al pollo, ma secondo me c'è anche altro. Vedo delle verdure, mentre gli altri erano abbastanza coerenti qui. Sono diverse cose. Proviamolo. Questo è immangiabile. No. Questo è veramente pessimo, raga. Bozzato. Allora, riguardando bene le istruzioni, ho completamente sbagliato a prepararlo, perché io ho messo, pensando che fosse come gli altri, la salsina prima, mentre andava aggiunta l'acqua bollente, lasciato per 3 minuti a, come si dice, ad aspettare, diciamo, tolta l'acqua e poi aggiunta la salsa una volta tolta l'acqua. Io invece l'ho fatto prima, pensando che ero come gli altri, non ho letto bene le istruzioni. Quindi io lo riterrei fuori gara questo, perché non è proprio come doveva essere, quindi sarebbe un giudizio un po' troppo negativo. Quindi teniamo in gara soltanto quelli alle verdure, gamberetti e al mango. E devo dire, niente a che fare con la nostra cucina, niente a che fare con una pausa pranzo veloce. Li riprenderò? Non credo. Vieni filo, che decretiamo il vincitore. Quindi, come dicevo, per una pausa veloce, per una, avete, non avete fretta o avete voglia di provare qualcosa di diverso? Sì. Mangiamo, come ha fatto Filo stasera, la piada con la salsiccia. Quindi io acclamo vincitore dei Sacchemon
la piada con la salsiccia. Quindi io sono propenso anche ad altre culture, ad altre novità che non sono proprio tipiche romagnole, ma non queste. Quindi raga, se volete mangiare qualcosa di orientale, andate su altro, non su Sacchi Buono. E vi auguro una buona serata a tutti, da me e dal braccio più tamarro di tutta la Romagna. Con la pedina e la salsiccia, perché senza non si può. Ciao raga, buona serata. Ciao! E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non è peccato! E ci vedremo con la prossima challenge. Ciao!